Ciao a tutti da El Bastardo, 33esima lezione. Oggi affronteremo il giro di blues in 12 battute in tonalità di Fa, che è anche molto comoda da suonare sull'ukulele. Ok, come al solito il giro si articola, la progressione si articola in prima, quarta, quinta, i tre accordi, i famosi tre accordi, e funziona in questa maniera. Quattro battute sull'accordo di Fa, due battute sull'accordo di Si bemolle, la cui diteggiatura avete visto è la stessa diteggiatura del Si di un precedente video didattico, c'è proprio il titolo, la trovate, ma spostata di un tasto indietro, ovviamente Si, Si bemolle, quindi tutto un semitono più indietro. E poi il terzo accordo sulla quinta è il Do, che può essere fatto sia spostando la diteggiatura del Si avanti di due tasti, che utilizzando la diteggiatura canonica, quella più famosa, del Do, a seconda della vostra comodità. E il giro si articola facendo la parte melodica qui. Quindi con anulare e mignolo andrete a suonare sulla corda del Do, componendo l'accordo di Fa, sull'accordo di Si bemolle, e poi torniamo in Fa con due battute, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, poi una battuta in Do, una in Si bemolle e una in Fa, ricordandovi di finire sull'uno della battuta dopo, 1, e poi il Do. Come abbiamo detto, il Do potete farlo sia così che qua, e qua articola qua la melodia, quindi sulla corda del Mi, mentre suonate tutto l'accordo col mignolo. Lavorate in questo modo per riuscire a creare questo fraseggio, che è quello che crea questa figura ritmica del walking bass. Idem sulla Fa, però sulla corda del Do. Suonando tutto l'accordo. Ok? Questo era il giro di blues in 12 battute in tonalità di Fa. El Bastardo vi ringrazia, sempre a vostra disposizione, e vi saluta. Alla prossima!